Ciao a tutti e a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Sono praticamente semi truccata e vestita come lo scorso video, per il semplice fatto che li ho girati nello stesso giorno. Genio del male. Però ci tenevo a tornare con i video in maniera più regolare e non c'è niente da fare. Ogni volta che decido di girare un video, naturalmente la luce cambia mille volte. E questo sarà il caso perché già ho notato che è cambiata dall'inizio del video e il video è appena iniziato. Comunque, a parte questo, oggi siamo qua per registrare i preferiti del mese di ottobre, che è stato un mese un po' semi-morto, devo essere onesta. Quindi vediamo un po' cosa riusciamo a tirar fuori. Prima domanda, infatti, è canzone del mese. Ne ho scoperte un pochino nuove. Allora, stavolta vi metto come prima in assoluto quella con cui sono in fissa da tipo più di 3 settimane. Ma nell'ultima settimana è stata una cosa pazzesca, mai successo. E la canzone è dei 30 Seconds to Mars. Ho tipo una passione sfrenata per Jared Leto, quindi questa canzone non poteva che piacermi. E si chiama Walk on Water. Sicuramente, ma proprio sono sicura al 100% l'avrete sentita perché la mandano sempre in radio. Un'altra di cui mi sono follemente innamorata è una collaborazione, perché esisteva già la canzone di questo gruppo. Non so bene pronunciarlo, però è scritto CNCO e la canzone si chiama Reggaeton Lento, però l'hanno fatta insieme a Little Mix e mi piace ancora di più. Se avete il tempo, vedetevi anche il video perché è top. Questa volta sono solo 3, strano ma vero. E un'altra è di Camila Cabello e si chiama Crying in the Club. Questa sapete perché mi piace tanto? La canzone è tipo divisa in due parti, non so se avete fatto caso. La prima è tutta lenta e poi la seconda è più ritmata, quindi adoro. Poi passiamo ai film e telefilm. Per quanto riguarda i film, vi dico subito che ho riguardato tutti gli 8 film, ebbene 8 film, di Saw l'Enigmista. Io non vado pazza per il genere horror, ma questa tipologia, proprio di questa serie di film, la adoro. Proprio perché stimola tantissimo il cervello. Cioè, vi spiego, o meglio, cerco di spiegarmi. È un film su cui devi ragionare tantissimo, tutti i vari intrighi che ci sono, e adoro questo genere appunto di film. Non mi piacciono tanto le parti super splatter che ci sono, però comunque sia, è molto stimolante. In più ne ho visto uno che non conoscevo, mi pare mi avesse indicato una di voi, che si chiama Vampire Academy ed è praticamente con l'attrice che ha fatto Prima di domani, e parla di questa appunto accademia di vampiri e non, dove ne succedono di ogni, quindi ve lo straconsiglio se lo trovate in streaming. Poi ho visto It, ho anche vloggato quella giornata e vi ho detto che non mi è piaciuto tantissimo. Io non ho visto quello originale, però questo qui, la rivisitazione, diciamo un po' così, non mi è piaciuta tantissimo. Poi fatemi sapere a voi com'è sembrato. Poi ho visto, che mi è piaciuto da morire, io adoro tutti i film della Marvel, ve lo dico praticamente sempre, Thor Ragnarok, davvero super top, questo dovreste ancora trovarlo al cinema, mi è strapiaciuto. Tra tutti i film di Thor questo è assolutamente il mio preferito, poi io ho tipo un posticino speciale nel mio cuore per Loki, quindi figuriamoci. Un altro che ho visto è stato L'Uomo di Neve. Sono andata al cinema parecchie volte questo mese ed è una sorta di thriller di quelli super suspense, però non mi è piaciuto. Dal trailer, da come facciano vedere gli spezzoni nel cinema, sapete, quando fanno vedere le anteprime, mi era piaciuto da morire, ma poi in realtà è molto statico, cioè abbastanza noiosetto. Non ve lo consiglio sinceramente, se volevate andarlo a vedere provate, ma ecco, secondo me non è nulla di che. Per quanto riguarda i telefilm invece, ho iniziato a vedere un telefilm che ho trovato su Netflix che si chiama Wolf Blood. Anche quello, sto alla terza stagione e non è che mi abbia preso più di tanto, devo essere sincera, è un po' confusionaria come serie, un po' ripetitiva, è molto da adolescenti proprio, e parla appunto di lupi mannari col
fatto che ho finito appunto l'ultima stagione di Teen Wolf, dovevo un po' riconsolarmi, ma non ci sto riuscendo. Poi ho cominciato a vedere The Shannara Chronicles, mi piace davvero tantissimo, soprattutto l'ultima di queste stagioni, perché dovrebbero essere due, sì, quindi la seconda mi sta piacendo di più della prima. E poi vi dico subito che ho iniziato e finito la prima stagione di Famous in Love, che è una serie con Bella Thorne, che mi piace tantissimo e quella ve la straconsiglio. Per quanto riguarda le scarpe, queste qui le avete viste in uno degli ultimi video haul, che sono queste qui di Zara, che in realtà io pensavo non vi piacessero, ma sono piaciute a più persone che pensavo, non so se ha senso quello che ho detto. Penso le possiate ancora trovare e le adoro, vi giuro, le ho indossate tantissimo. Ha questo tacchetto che in realtà non dà fastidio, quindi sono stilose ma allo stesso tempo comode, quindi sono perfette. Per quanto riguarda le unghie invece, come vedete, sono passata al semi permanente, quindi ho tolto lo smalto perché ho avuto tipo 2-3 settimane di smalto, però è una cosa che proprio non sopporto, stare là a farlo asciugare, ti si sbecca, ti si toglie, e quindi ho rifatto il semi permanente nero classico, cioè che va sempre su tutto, non ti stufa mai, e devo essere onesta che mi sto trovando molto molto bene dopo averle portate per così tanto tempo lunghe, ci sta ogni tanto tornare alle origini. Poi per quanto riguarda i prodotti beauty, ne ho da farvene vedere 4. Partiamo dal primo, che è quello che non ne sono proprio certa, cioè mi è piaciuto, ma adesso vi dico un po' quali sono le cose negative. E questo qua è un NYX Liquid Suede di quelli metallici. Questo qui è il mio colore preferito sicuramente tra tutti, e si chiama Biker Babe, è proprio questo tipo bordeaux bellissimo. L'unica cosa è lo scovolino, perché è troppo cicciottello secondo me, cioè non è molto preciso, anche se sì, alla fine ci mettete poco, però dovete star lì un po' attenti. E poi secca tantissimo le labbra, cioè è una roba assurda, io le ho già secche, in più ci metto anche questo, cioè a una certa non riesco più a muovere le labbra e mi dispiace tanto perché il colore mi piace davvero da impazzire, anche l'effetto proprio metallico. Poi abbiamo il nuovo Brow Pot di Mulac, la colorazione che sto utilizzando, che è anche quella di oggi, è Wanna Be Blonde, che sarebbe la seconda nella scala delle tonalità che hanno, che è appunto questo marroncino, abbastanza chiaro in realtà, però una volta che lo stendete, vedete, diventa un po' più scuro. La tonalità blonde è troppo chiara anche per me e quindi ho optato per questa, ma la durata, la stesura mi piace tantissimo, cioè è super coprente per me, che soprattutto nella parte finale mi mancano un po' di pelettini. Questo qui è fantastico perché appunto va a ricreare bene l'effetto senza che sembri troppo finto. Altra cosa per le sopracciglia è questa matita di Catrice, è una di quelle super sottili, cioè vi giuro che è di una sottilezza unica, neanche si vede da lì, e il colore credo sia il più chiaro, sì, infatti è la 010 Light e si chiama Slimmatic Ultra Precise Brown Pencil ed è waterproof. Io praticamente con questa cosa faccio il contorno, la parte sotto e la parte sopra del sopracciglio, e poi con il brow pot la vado a riempire, e poi con questa disegno qualche peletto all'inizio, mi ci trovo benissimo. Unica pecca di queste matitine, come sempre, è che durano molto poco, nel senso dovreste comprarne tipo, per quanto mi riguarda, almeno 3-4 al mese, però staremo a vedere perché questa è la prima che provo, mi ci sto trovando comunque bene. E poi ultimo prodotto è questo qui, che è il correttore Lock It di Kat Von D. La mia colorazione è la L5 Neutral, se tornassi indietro lo prenderei forse un po' più aranciata e non appunto neutral, però in negozio non riuscivo bene a capire quale prendere, e comunque costa anche un bel po' questo correttore, però è super coprente, non ha neanche bisogno di essere più di tanto fissato, quindi se sopra ci fate il bake diventa un po' pesantino, però è davvero ottimo per avere una bella coprenza e il illuminare bene la parte sotto degli occhi. Poi per quanto riguarda la cover invece vi faccio vedere questa, che ho preso da AliExpress, se ritrovo il link ve lo lascio qui sotto perché me l'avete già chiesto in tantissime quelle poche volte che l'avete intravista, e cosa unica e rara, l'ho tenuta su tipo tutto il mese di ottobre, l'ho tolta adesso perché me ne è arrivata un'altra che adoro follemente, poi la vedrete il mese prossimo, però questa appunto mi è piaciuta tanto, sia perché è morbida, comunque vedete anche i bordini sono in silicone, costa poco, e poi è super figa perché ha tipo questo effetto pelle con tipo i timbri, no? Di Mickey Mouse. Adesso è esplosa questa moda mini Mickey Mouse, l'ho voluta provare, non che mi piaccia particolarmente, però è davvero molto carina perché sì, è giovanile ma nel suo tempo rimane un po' più elegante. Poi abbiamo la foto del mese, come sempre mi sposto e ve la metto qui. Ho voluto mettere questa foto qui perché mi piace particolarmente, mi piace sia come mi ero truccata sia come mi ero vestita, e l'ambiente dove eravamo, questo maneggio era
era molto molto bello al tramonto, ti stimolava proprio di essere fotografato. E appunto avevo le scarpette che vi ho fatto vedere prima, quindi anche questo cade perfetto. Poi passiamo agli avvenimenti, agli eventi insomma del mese. Il 13 di ottobre sono andata a fare l'extension alle ciglia, trovate anche il vlog. Il 15 invece sono andata a un battesimo, che appunto la foto che vi ho fatto vedere prima era quel giorno lì. Il 18 sono andata a ripassare i tatuaggi, mi chiedete sempre di fare il video dell'update dei miei tatuaggi, però come vi ho già detto devo prima finire quello sul polpaccio, prossima seduta credo sarà finito, quindi per fine anno dovrei riuscire a registrarlo. Il 19 di ottobre invece è nata la mia, aspettate che conto, 1, 2, 3, 4, la mia quarta bisnipote, non so se si può dire così, comunque è la figlia di mio cugino da parte di mia madre, è una cosa un po' complicata, che si chiama Zoe, e ogni tanto vi metto qualche foto su Instagram, naturalmente coprendo il viso perché è una cosa che non mi piace mettere i bimbi proprio appena nati freschi freschi sui social, però è davvero troppo carina, cioè ogni volta che nasce qualsiasi persona, indifferentemente che sia una mia parente o comunque che abbiamo qualche legame particolare, è una cosa bellissima. Il 26 invece c'è stato il party di NYX a tema Halloween, anche di quello ho fatto il vlog, quindi lo trovate sicuramente sul canale se ve lo siete perso, perché è stato fantastico, così vedete come mi ero truccata, vestita, oppure lo andate a vedere su Instagram. E il 31 naturalmente è stato Halloween, io non l'ho festeggiato in un modo particolarmente eccitante, però è una delle feste che mi piace di più, proprio come modalità di pensiero, non so proprio come spiegarvelo, anche questo oggi non mi spiego niente. E sempre il 31 sono andata a rifare il ritocco delle extension alle ciglia, quindi aggiungiamoci pure questo. Per quanto riguarda l'applicazione del mese, direi proprio che vi metto Octoly, che è un'applicazione che permette di farsi inviare dei prodotti anche se non siete proprio fashion blogger, youtuber, influencer eccetera. Provate a vedere se vi fa collegare il profilo, vedete ogni tanto mettono queste cose che voi potete richiedere e vi arrivano a casa, è molto carino, molto comodo, mi ha lasciato sorpresa. Quindi queste erano tutti i miei preferiti del mese di ottobre, come sempre spero vi sia piaciuto, spero vi abbia fatto scoprire qualcosina di nuovo, fatemi sapere qua sotto qual è, non lo so, la vostra canzone preferita, il vostro film preferito di questo mese, così ci scambiamo anche un po' di idee, sono sempre super felice di questo. Io vi aspetto con i prossimi preferiti del mese di novembre e vi mando un bacione, ciao!